Chi è sta sorca? Porco... No! Il mio dream! Sirena tutta rossa? Frate, ma stai parian? Ok, ora Sirena potrebbe effettivamente piacermi. Che bella puledrina! Mamma mia, diventa la mia sugar mommy right now, ora, subito. Let's start from the battle pass. Allora, iniziamo subito a visionarlo. Allora, ok, carina però da utilizzare, so già che non mi piacerà per due motivazioni. Uno, c'ha la gonna e era meglio non metterla proprio. E due, i scarponi troppo grandi. Però è carina, dai, non è male. Comunque la apriamo in game dopo, non è un problema. Uno spruz, i V-Bucks che non ci fanno mai male. Ah, qua c'è lei versione... Beh, figa comunque. No, cioè, bella è bella, nulla da dire. Sembra che ha tipo le mammelle delle mucche sul posto del cappello, ma ci sta. Lei è carina, non è male. Dobbiamo vedere com'è da giocare, perché quello è sempre molto importante. Cioè, se mi becco uno del genere, cioè se mi becco in game uno con questa skin, io dico, frate, che problematiche hai, onestamente, però... Sorvoliamo e andiamo avanti alla prossima pagina. Figo, però se sei sotto. Vabbè, se stavi sopra forse era un po' troppo P, perché se uno ti lancia, fa il pad, non vedi proprio. Vabbè, lui non devo commentare, cioè non mi piace oggettivamente. Zainetto, ecco, eccolo zainetto con gli accessori. Guardate tutti i vari accessori delle armi, fighissimo. Minchia, non vedo l'ora di vederli in game. Ecco, abbiamo Geronimo. Comunque questa skin di Tifu, tipo così, l'hanno letteralmente fatta 850 volte, ve lo giuro. Non mi piace, non la userà mai nessuno. Altro zainetto con tutti i vari accessori, ma molto più bella con le colorazioni. Abbiamo lo spruz e abbiamo sempre lui, versione strana, non mi piace, oggettivamente. Oh, fighi. Oh, pulito lo zainetto. Molto bello, mi piace. Questo mi piace un casino. Palesemente Fiora di League of Legends. Palese, dai ragazzi. L'arma, molto carina. Ecco, lei secondo me è vera... No, lei è fighissima. No, lei è bellissima. Lei è per il momento la skin più bella del pass. Ma proprio a mani basse. Fighissima. Minchia, frate. No, è bellissima, cioè. No, è bellissima. Troppo bella. Troppo bella. Lei è troppo bella. La skin più bella per il momento. L'altra per il momento fa cagare. Zainettino. E poi abbiamo lui. Che fa il segno della figa con le mani, vedete? Quindi è un buon gustaio. Ah, vedi che ha fatto pure il Ritz? Ci sta, bravo. Veramente bella l'emoticon. Mi piace un casino. Carina, clean. Poi abbiamo qua invece Peter Griffin finalmente. Abbiamo il cagnolino, il signor Brian, che è carino, che è molto carino. Poi lo spruz, il piccone, la mimetica, un bel colore. E poi abbiamo invece lui. Sì, vabbè, raga, diciamo che è molto bella, nel senso nulla dire. Però io dubito che mi beccherò in game uno che la utilizzerà, dai. Cioè, immagino uno che... Cioè, immaginatevi uno che vi nocca con questa skin, vi fa il box sul corpo e vi fa tipo il loser. Cioè, io potrei impazzire, capito? E chi è questa? La moglie di Michael Jackson? Che figa, zio Pera! Mamma mia! Questa è palesemente una mommy barra daddy, cioè. Bellissima! Bellissima! E qua invece abbiamo solamente le cose delle macchine? Ok, questa è quella che abbiamo visto prima nei leaks. Abbiamo la Scorpion... Con tipo le varie customizzazioni tipo sulla macchina. Più bella forse lo stile normale. Ma lei è proprio... Stile normale secondo me spacca di più. Però anche così secondo me è veramente bella. Belli. Finalmente mi hanno messo come skin finale nel pass una skin femminile che è figa, Cristo. Non ogni volta quei cosi che sembrano tipo dei giga enormi. Tipo cazzo di Transformers, Ragnarok e Cristo Dio la Madonna. Una volta. GG, grande. Finalmente una bella play. Addio. Ora andiamo a fare il fight della tigre. Perché questo cazzo di medaglione è troppo sbroccato. Cioè letteralmente non dico che vinci la partita, ma sei avvantaggiatissimo. Quindi abbiamo constatato che il boss della tigre droppa il tattico mitico, che è fortissimo oggettivamente. Poi si va qua dietro.
Si boxa qua, fa il Face ID dopo che ha preso il medaglione e boom. Easy. Questo è lo sniper, giusto? Sì, questo è lo sniper. Prendiamoci tutto di qua. Vediamo se ci sono delle armi utili. Tutte armi scarse, quindi non ce ne frega assolutamente nulla. Le impulso a posto del cecchino, potremmo prenderle? No, ci diamoci il cecchino, dai. Per il meme del Vez. Bene, possiamo andare, raga. Ora andiamo a cercare la macchinetta. Abbiamo la nostra rotazione easy. No, 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 non ci sono le arene, sono sempre le ranked. E rankare sembra molto più difficile. Anche se io ho fatto letteralmente 2 win e non mi è salito in nessuna percentuale perché è buggato il gioco, semplicemente. Ma i colpi non arrivano comunque di quest'arma, ragazzi. Ci avete fatto caso? Comunque questa pompa fa un male che non esiste. Cioè, ragazzi. Cioè, mamma mia. Un bot era un player. Ma era un player. 290. Zio povero. Ma boh. Oh, questo è una R. Questo è una R, ragazzi. Questa è la R definitivo. Dai, oggettivamente. Mamma mia, raga, bellissimo. 290 in bocca gli ho fatto, ragazzi. Questo qua si è spaventato. Però avete visto che avevo il cecchino senza. Il cecchino senza il mirino, raga. Ci fate caso? Un po' scomodo, eh. Sarebbe tipo ad andare tipo nel bunker e fare in modo che gli metto io il mirino. Ecco, quello lì c'ha palesemente il coso. Ok, aspetta che mi devo guadagnare il coso. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Gentilissimi. Ho un altro medaglione, raga. Cioè, vuol dire che lo scudo mi curo tantissimo. Praticamente, per chi non avesse ancora capito, perché magari siete arrivati ora in live. Allora, praticamente, vedete questi medaglioni, raga? Ci sono 4 medaglioni in tutta la mappa. 4 di questi, che equivalgono a 4 boss. Ogni volta che tu ammazzi un boss, ti droppa uno di questi medaglioni. Inoltre, oltre a prendere il medaglione, puoi aprire anche il loro corrispettivo cavò. Ogni medaglione che voi avete, se voi leggete... Il tuo scudo si ricarica in automatico nel tempo. La quantità recuperata per unità di tempo aumenta con ogni medaglione posseduto. Ciò vuol dire che magari tipo io se ho un medaglione mi cura tipo 3 di shield tipo ogni 3 secondi. Ma avendone 2 mi cura molto di più e molto più velocemente. Avendone 4 mi cura molto di più e mi cura molto più velocemente. Praticamente sei immortale. Cioè tu durante il fight tu ti curi. Ciò vuol dire che quello che conviene avere come cure nell'inventario sicuramente è il medikit per forza. O i flopper. Perché le cure scudo oggettivamente non ti servono a niente, capito? Perché tanto lo scudo ti curi in automatico. Il problema di questi medaglioni, però, io come ho già detto poco fa, secondo me sono un po' sbroccati. Perché se un player fortissimo, un pro player della Madonna, prende anche solo un medaglione, ha un vantaggio incredibile. Se ne prende 2 o fino a 4, è immortale, è troppo forte. Sì, sono infiniti, non si distruggono. L'unica cosa è che loro attorno a me in questo momento... Vedono tipo un cerchio giallo, come quando tipo hai la taglia. Più medaglioni hai, più il cerchio giallo è stretto, per far capire che sono ancora più in quella zona, più nello specifico. Quindi, ovviamente loro sanno dove sei e dove pusharti o evitarti. No, ma l'ho detto, ma secondo me ragazzi, allora vi dico, la mappa esteticamente è bellissima. Cioè, è proprio, secondo me, graficamente parlando, forse è la mappa più bella che abbiano messo fino ad oggi. Colori, grafica, bellissima. Le armi sono pure molto belle, sono interessanti. Sono molto interessanti. Bella anche la cosa che cambiano, per esempio, che puoi cambiare gli accessori alle armi e tutto quanto. L'unica cosa che tanto sono tutti d'accordo, perché è palese così, che devono per forza togliere, è questo movement, ragazzi. Cioè, cos'è questo movement? Cosa c'ho? Un palo nel culo. Cos'è? Ma anche quando ti vai per buildare. Cioè, guarda, cioè, si muove tutto storto, ragazzi. Cos'è? Cioè, è tutto lento. Cioè, capisci? È troppo, è stranissimo. Sono 5 in alto a destra. No, ma questo non è un medaglione, è un medaglione. Non mi sembra un medaglione. Sono 5? Boh, allora sono 5, ok.
Ancora peggio allora. Se sono 5 ancora peggio. Ah, e altra cosa, ogni boss di ogni medaglione corrispettivo ti droppa un'arma mitica. Tipo il mio che ho ucciso io, che è l'uomo tigre, mi ha droppato questo qua, che è il pompa mitico, il tattico mitico, che è fortissimo. Poi ci sta il tipo questo qua, come si chiama quello della collaborazione, ragazzi? Non mi viene il nome, non mi viene il nome, come si chiama? Oddio, ho perso il nome. Perché? Che non l'ho mai visto quel cartone. Griffin. Griffin, cioè Peter, ti droppa il pompa del nonno mitico. Quindi ognuno ti droppa una cosa specifica. E Alex, più medaglioni hai, più ti curi velocemente con lo scudo. Vedi, vedi, vedi? Vedete questo cerchio giallo? Quello lì vuol dire che c'è uno che ha il medaglione. Hai fatto un gravissimo errore a piccarmi. E ora, in questo caso, non era lui col medaglione, non era lui col medaglione. Quindi ce n'è ancora un altro qua nei dintorni. Non era lui. Player, ma non lo sapevo. What the fuck, ma non me ne ero accorta. Vedete, lì c'è l'altro medaglione, eccolo qua, vedete. In questo caso io ne avevo 3 medaglioni, vuol dire che sei tipo immortale. Se ne trovi tutti e 5 è ovviamente impossibile. Ho un bellino ribelle. Oddio, un po' esotico. Diverso dal solito, forse, posso dirlo? Sì, forse potevano farlo più carino. È più bello quello della Real, infatti metterò quello della Real.